Il Chievo ricomincia da Mantovani. La rincorsa di Mascara. Mascara! Il pareggio e il risveglio del Catania. Buono lo scambio con Pellissier. Luciano dentro per Granoce. Uscita di Andújar. Prova Marcolini! Un gol pazzesco di Marcolini! Abbiamo appena rivisto i gol che hanno caratterizzato l'importante sfida a salvezza Catania-Chievo. Purtroppo non soltanto gli Etnei non sono riusciti a fare bottino pieno tra le mura amiche, ma hanno addirittura ceduto l'intera posta in palio ai Veneti. Adesso la classifica si fa certamente più complicata ed i rossoazzurri hanno optato per il ritiro anticipato in Toscana. Prima di passare ad analizzare quella che potrebbe essere la formazione etnea da opporre alla Fiorentina domenica, ascoltiamo uno stralcio delle dichiarazioni del presidente Antonino Pulvirenti, il quale ai microfoni della trasmissione sportiva Corner in programma su Telecolor ha anche confermato la fiducia nei confronti del tecnico di Collepardo. Non sono per nulla preoccupato, perché la squadra c'è, la squadra ha forza, la squadra si impegna durante il lavoro settimanale e poi lo dimostra anche la domenica. Io ieri ho visto una squadra viva, una squadra che voleva a tutti i costi il risultato, una squadra che ha lottato fino alla fine, quindi non ho questo tipo di timore. A me mi dispiace vedere il primo tempo con l'Inter, il secondo tempo con l'Udinese, però quando la mia squadra gioca come ha fatto ieri, cioè io non ho assolutamente nulla da rimproverare ai ragazzi, né temo chissà quale catastrofe, tutt'altro. Mi rendo perfettamente conto che siamo in una situazione difficile, è inutile negarlo. Quelle tre sconfitte iniziali in campionato ci hanno portato in una situazione ora di difficoltà, perché ogni partita diventa uno spareggio, ogni partita diventa importantissimo fare punti, quindi questo ti crea un'ansia che poi alla fine probabilmente sul campo la paghi. Quindi diciamo che dobbiamo cercare al più presto di uscire fuori da questa situazione di classifica, perché questa squadra secondo me ha grandi potenzialità. Se cambiare la guida tecnica è una moda, noi non ci stiamo assolutamente, perché noi facciamo le analisi, tiriamo le somme di quello che è il risultato in termini non solo di punti ma anche di globale, di lavoro, di prestazione, di conduzione del gruppo, e noi siamo soddisfatti di quello che oggi, fino ad oggi ha fatto l'allenatore, quindi non vedo perché andare solo perché gli altri lo fanno noi dobbiamo farlo. Cioè, mi sembra una cosa abbastanza sciocca, dannosa, che noi non faremo mai. Noi se dovessimo arrivare a una soluzione di questo tipo ci arriveremo solo perché convinti che si sia sfasciato qualcosa all'interno del gruppo e che non ci siano più presupposti perché l'allenatore possa continuare. Fino a questo momento tutto ciò non c'è. Il mercato di gennaio è chiamato mercato di riparazione e serve a tutte le squadre per cercare di correggere quello che non è andato, perché tu fai la squadra in un certo modo, la disegni sulla carta, poi il campo è l'unico giudice diciamo che ti dà poi la sentenza finale. A gennaio si può correggere. Noi non ci siamo mai tirati indietro, per cui se anche quest'anno c'è da fare qualche cosa la faremo, perché siamo convinti che questo, ripeto, è un gruppo forte e se manca qualcosa l'aggiungeremo, perché noi vogliamo assolutamente rimanere in Serie A, anche se sappiamo perfettamente che dovremmo lottare, ma questo lo sapevamo fin dall'inizio, quindi diciamo siamo già abituati a questo tipo di situazione. Magari non ci aspettavamo questo tipo di partenza in campionato, però sapevamo che dovevamo soffrire, e è accaduto che poi alla fine i tifosi non sono stati contenti della prestazione della squadra, ma credo più del risultato che della prestazione, perché queste ragazze, ripeto, credo che non si possa rimproverare nulla, e hanno fischiato. Ci sta, alla fine della gara è una contestazione civile, in tantissime altre occasioni ci hanno applaudito e ci sta che ci possono anche fischiare. Io l'unica cosa che dico sempre è quella di cerchiamo di stare uniti. La Serie A è sempre un grande patrimonio per la città, cerchiamo di stare uniti e far ritornare il massimino quella bolgia che era negli anni passati, perché ci dà una spinta in più, dà una spinta in più ai nostri giocatori. A parte l'assenza per squalifica di Morimoto, fermato per un turno dal giudice sportivo, dell'acciaccato Fabio Sciacca e Barrientos, il Catania potrà contare sui recuperi di Giuseppe Bellusci e Jorge Martinez. Pertanto l'11 antifiorentina dovrebbe comprendere Andújar a difesa dei pali, Potenza, Silvestre, Sfolli e Capuano a comporre la linea difensiva, Ledesma, Carboni e Biagianti a centrocampo, Ricchiuti alle spalle di Mascara e Martinez. Azzori è però indeciso se far giocare Plasmati in attacco e potrebbe anche valutare l'ipotesi di un impiego dal primo minuto dell'argentino Jama.
In difesa non è da escludere che Bellucci possa prendere il posto di Potenza o Spolli. Passiamo alle ultime notizie dalla sponda fiorentina. Sicuramente indisponibile Natali, Prandelli potrebbe recuperare gli acciaccati Santana e Jorgensen, che eventualmente finirebbero in panchina. Per il resto la Fiorentina si schiererà in campo secondo un 4-2-3-1, con Marchionni, Zanetti e Gobbi pronti a sostituire Jovetic, Donadelle e Pasqual. Lo stesso Jovetic viene segnalato in ballottaggio col Mutu. Unica punta il solito Gilardino, mentre in difesa, davanti al francese Frey, ci dovrebbe essere spazio per Comotto, Gamberini, Dainelli e Gobbi. L'ex Catania Vargas, probabile titolare. Tre giocatori del Catania convocati in nazionale, si tratta di Jorge Martinez, Marino Andokar e Takayuki Morimoto. Il Malacca è stato convocato per gli impegni del 14 e 18 novembre contro il Costa Rica, decisivi per l'accesso ai mondiali in Sudafrica. Andokar per l'amichevole dell'Argentina contro la Spagna in programma a Madrid il prossimo 14 novembre, mentre Morimoto è stato convocato dal CT giapponese per l'impegno amichevole del 14 novembre a Johannesburg contro il Sudafrica e il match del 18 novembre contro l'Hong Kong, valido per la qualificazione alla Coppa Asiatica. Sarà il signor Paolo Tagliavento della sezione di Terni a dirigere Fiorentina Catania. Assistenti il signor Massimiliano Grilli della sezione di Gubbio e Rosario Angrisani di Salerno. Quarto ufficiale Andrea De Marco di Chiavari. Cinque i precedenti del fischietto umbro col Catania, l'ultimo risalente alla stagione 2007-2008, quando il match col Siena al Massimino si concluse sullo 0-0. Nella stagione precedente i rossazzurri si imposero 1-0 sul campo della Regina, con rete di Giorgio Corona. Nel 2004 invece termina 2-0 la gara interna contro l'Avellino, con reti messe a segno da Padalino, giocatore ora in forza alla Sampdoria, e Mascara sul rigore. Nello stesso anno, sempre in B, termina 0-0 la gara disputata in terra sicula contro il Como, ma anche all'andata, diresse Tagliavento. In questo caso i comaschi furono battuti per 4-1. In gol per il Catania, Fini, Nygaard e Oliveira, autore di una doppietta d'applausi. In occasione di Palermo-Catania del 22 novembre non sarà consentito l'ingresso allo stadio Renzo Barbera ai tifosi etnei. Lo ha deciso il Comitato di Analisi per la Sicurezza delle Manifestazioni Sportive. Disposta invece la vendita del biglietto singolo per i tifosi ospiti nelle partite Inter-Roma del 8 novembre e Milan-Cagliari del 22 novembre. Per Atalanta-Juventus del 7 novembre il CASMS ha disposto la vendita di un solo tagliando per ciascuno spettatore. Si è ribaltato l'esito del nostro sondaggio relativo a quale mossa di mercato non soddisfa i tifosi dell'Elefante. Il capo interno col Chievo avrà certamente avuto la sua influenza nel considerare errata, secondo i tifosi etnei, la scelta da parte della società di Via Porti di ingaggiare Gianluca Azzori sulla panchina del Catania. La seconda scelta dei votanti riguarda le cessioni di Baiocco, Stovini e Spinesi, ma c'è delusione fino a questo momento anche per gli acquisti di Gennaro Del Vecchio e Pablo Barrientos. Il momentaneo esito del sondaggio fa riferimento ai voti ricevuti sino alle ore 15.40 del 31 ottobre. E chiudiamo qui il riepilogo settimanale delle principali notizie che hanno caratterizzato questa settimana rossazzurra. Seguono aggiornamenti all'interno del nostro sito web tuttocalciocatania.com.